contrastare la cultura del doping tra i giovani con messaggi ideati dai ragazzi per i ragazzi. Questo è l'obiettivo del video Dope Out presentato in anteprima a Roma presso la scuola dello sport del CONI. Dope Out, Social Network and Peer Education Against Doping, è il progetto Erasmus Plus cofinanziato dall'Unione Europea e coordinato dall'UISP, insieme a CONI Servizi, che coinvolge 7 partner europei in una campagna di comunicazione per rendere consapevoli i giovani tra gli 11 e i 18 anni dei rischi correlati all'assunzione di doping e abuso di farmaci, oltre a trasmettere messaggi positivi sugli stili di vita e l'adozione di una sana alimentazione. Perché siamo stati capofila come WISP, è stato, come dire, allargato a più città, è stato allargato alla città di Trento, una città del centro Italia, Orvieto, e alla città del sud, come Palermo. Abbiamo cercato di avvicinarci al mondo dei ragazzi attraverso i social network, abbiamo dato loro nuove competenze, non tanto sulla creazione, dato che sono più esperti loro di noi, ma quanto sulla peer education, quindi sulla loro trasmissione dei saperi acquisiti attraverso i loro pari. I giovani sono creatori in prima linea della comunicazione e influencers dei loro pari. Il progetto ha visto una prima selezione delle storyboard presentate dalle scuole superiori coinvolte in Italia e nei paesi partner. A essere selezionata è stata la proposta dei ragazzi dell'Istituto Mario Rutelli di Palermo, da cui è nato il film d'animazione della durata di 40 secondi. Alla presentazione del video è intervenuta anche Liliana La Sala, del Ministero della Salute, che ai ragazzi ha sottolineato l'importanza di rendere le persone capaci di operare scelte autonome e consapevoli sulla propria salute per favorire la capacità di scelta anche in merito all'uso di doping. Presente anche Stefano Pucci, responsabile politiche stili di vita e salute WISP nazionale. Molto, molto, molto abbiamo ancora da fare nel mondo dello sport dilettantistico, dello sport di base. Quello sport che non si vede in TV è quello sport però che coinvolge la maggior parte degli sportivi e degli appassionati d'Italia. Ma perché non si costruisce un racconto, un'epica vera e propria degli sconfitti? Perché non si costruisce in questo paese un'etica della sconfitta? Infine, Vincenzo Manco, presidente nazionale WISP, ha evidenziato il coraggio che emerge dal video. Il protagonista, attraverso la sua confessione di uso di doping, potrebbe causare la sua emarginazione, ma quel coraggio può dare un contributo gigantesco a tutta la società civile. Sono intervenuti inoltre Daniela Drago, con i servizi, e Fabio Livernini, ricerca Azione Onlus. Ci passa tutta la rete.